Salve amici, in questo momento mi trovo al Pala Cavicchi, che conoscerete tutti perché è famosissimo a Ciampino, dove 2 settimane fa hanno aperto un ristorante totalmente vegano, si chiama Passione Vegana e ha un menù a buffet, 10 euro a pranzo e 14 euro a cena, escluse le bevande. Andiamo, vi illustro dentro. Siamo qua con Mariano, che è lo chef della Passione Vegana qua al Pala Cavicchi. Ci vuoi parlare un po' delle tue pietanze? Certamente, sicuramente le mie pietanze partono da quella che è la tradizione italiana, e vogliono essere un punto di riferimento per tutti coloro che amano la cucina vegana e che non vogliono pensare a questa cucina come a qualcosa che ha a che fare necessariamente con l'esoticità, quindi con piatti che arrivano dall'Oriente. Io ritengo che la cucina italiana, poiché radicata nelle tradizioni, radicata nel territorio, rappresenti già di per sé un'amalgama. Del mondo vegano. E avete qualche piatto in particolare, qualche specialità? Ma sicuramente amiamo amalgamare le verdure, amiamo unire a queste semi, spezie, erbe aromatiche, presentare anche talvolta piatti a base di soia, a base di muscolo di grano e, perché no, anche la pasta utilizzando i prodotti tradizionali rielaborati secondo una visione un po' più ampia, quindi che riesca a ricondurre a sé tutti quegli elementi che sono stati un po' dimenticati. È così difficile cucinare vegano? Ma è difficile forse perché oggi... Ci vuole un po' di fantasia, un po' di estrosità. Sicuramente ci vuole la fantasia, però c'è da dire secondo me che siamo stati un po' allontanati dalla produzione industriale. Per fare cucina non c'è necessariamente bisogno di essere cuochi professionisti, ma c'è bisogno di riapprocciarsi, di ricontattare il territorio, di ricontattare i prodotti della terra e quindi di avere un rapporto più diretto. È possibile vivere senza carne? Ma io ne sono un esempio e come me tanti altri. È possibile con le dovute attenzioni, aiutandosi anche attraverso degli esperti. Non c'è alcuna riduzione, non c'è alcun elemento che venga sottratto al piacere e alla fantasia. Ma sono di nuovo qua dopo aver mangiato tantissime cose all'interno dei ristoranti, più 2 cornetti vegani, perché anche qua al Pala Cavicchi hanno una pasticceria dove fanno anche tantissimi dolci vegani. Quindi vi ringraziamo per questa nuova idea, ringraziamo il Pala Cavicchi e vi consiglio di tornare qua. Grazie, ciao amici.